Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Super Mario Galaxy per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio siamo riusciti finalmente a salvare la principessa Peach e a sconfiggere Bowser una volta per tutte. Oggi sono tornato su questo videogame perché volevo recuperare le ultime super stelle, quindi arrivare a quota 120, più volevo completare anche tutte le comete. Adesso mi trovo nell'osservatorio, ci mancano una stella segreta qua, più due comete nella galassia uovo e poi una cometa nella galassia dolce ape. Le altre invece le abbiamo già completate. Allora, direi di partire dalla galassia uovo. Allora, è arrivata la cometa viola. In questa mini guida volevo praticamente mostrarvi come recuperare anche le super stelle magari nascoste nei vari livelli. Poi naturalmente non completerò il gioco anche con Luigi, perché tanto poi è praticamente sempre la solita storia. Ne abbiamo da raccogliere, va, di monetine. Quante caspita sono? 100 monete. Fantastico, quindi dobbiamo praticamente esplorare tutti questi pianeti alla ricerca di queste monete. Spero di non lasciarne nessuna indietro, perché sennò mi tocca rifare tutto il livello e sinceramente non ho tutta questa voglia. Allora, qui ho pulito tutto. Diamo una bella occhiata in giro. Sì. Allora possiamo trasferirci dall'altra parte. Oh, guardate, altre monete viola. Altre monete viola anche qua. E atterriamo su questo uovo. Questi primi livelli non dovrebbero essere troppo complicati, eh. Facciamo che recuperare anche le astroschegge, perché mi serviranno poi per sbloccare altri livelli segreti. Siamo a 45. Ah, siamo tornati indietro. Allora, guardate, meno male che siamo tornati indietro, perché devo atterrare su questa specie di palla da calcio. Eccoci qua. Attenzione a non farci schiacciare, eh. Direi che non mi sembra proprio il caso. No, no, via, via, via. Non ci pensare proprio. Poi vediamo se posso recuperare anche altre belle cosette, altre astroschegge. Spero che questa guida, ragazzi, vi possa tornare utile. Perché sicuramente non sarò il primo a realizzarla e non sarò sicuramente neanche l'ultimo. Ok, siamo a 80. No! Non ho beccato quella. Vabbè, dobbiamo rifare di nuovo tutto il giro. Devo atterrare su quella capsula. Ecco le altre monete viola. 90, me ne mancano 10. Me ne mancano 10. Eccolo qua il trampolino di lancio. Partiamo verso un'altra destinazione. Eccole qua. Perfetto. Dai, abbastanza semplice, va. Adesso devo capire... Ah, è qua. Ottimo. Allora, prima superstella extra, diciamo così, raccolta.
Abbiamo completato la prima cometa viola. E siamo a 62. Naturalmente salvate sempre il gioco. E adesso passiamo alla seconda superstella extra. Ah, è apparsa un'altra cometa anche qua. Sì, ma appaiono in continuazione, qui non finiamo più. Allora, comunque torniamo sempre nella galassia uovo. Perché questa superstella ha un punto interrogativo sopra? Vediamo un attimo. Ah, guardate, c'è anche Luigi lì. Non è che magari Luigi ha trovato qualcosa che stavamo cercando? No, non riesco a salire lì. Non sono in casa, starò via per molto molto tempo. In caso di necessità usa il tubo sul retro. Ok, dov'è il tubo? Ah, è qua sotto. No, non volevo far così. Ma vorrei capire perché quella superstella ha un punto interrogativo però. Io adesso provo a raccogliere tutte le note musicali. Guarda dove caspita si arrampicano. Per ottenere poi una vita extra e basta. Oh, ho raggiunto Luigi, guardate un po'. Ciao Luigi, mi hai salvato di nuovo, grazie. Sapevo di poter contare su di te, fratello. Cosa? Quella? La superstella? Sì, l'ho trovata. Ah, ecco perché quella superstella aveva un punto interrogativo, perché dovevamo salvare Luigi. Perfetto, e siamo già a 2. Bravissimi ragazzi. E rieccoci qua. Questa dovrebbe essere quella segreta, forse. Speriamo. Salviamo nuovamente il gioco. Perfetto, e ripartiamo. Sì, più che altro... Oh, finalmente è apparsa anche la cometa, così completiamo la galassia uovo. Via! E comunque sì, era quella col punto interrogativo. Cometa rossa, eh. Arriva la cometa rossa. In fretta, Dino Piranha. Mi sa che dobbiamo sconfiggere il boss entro un limite di tempo, forse? Oh, dobbiamo correre. Odio correre. Quattro minuti. Devo anche capire dove caspita devo andare. Allora, dobbiamo andare subito dal boss. Scusami, non ho tempo da perdere. Ah, guarda, però la monetina la prendo perché non voglio arrivare dal boss con soltanto 2 punti salute. E ho già sbagliato strada, fantastico. Bisogna andare dall'altra parte. Eccoci qua. Eccolo lì. Trampolino di lancio. Vai. Ma non mi fa salire. Dai, sfavillotto. Oh, bravissimo. Bastava parlare un attimo con lui. No. Oddio. Sì, ma non ce la farò mai in 4 minuti. No, non incastriamoci. 3 minuti. Aia.
devo ricostruire pure la stella, ma dimmi te. Bello. Vabbè, però almeno ho trovato gli altri due pezzi. Ok, altro trampolino di lancio. Dai, Mario, però. Lì c'è una monetona. Solo astroschegge. Dov'è il trampolino di lancio? Qua. Che poi in realtà si tratta di una pianta. Sì, ma mancano 2 minuti. Non ce la farò mai. No! Ok, ragazzi, 1 minuto e 30 e forse... Oh, finalmente ho raggiunto il boss. Per fortuna nelle sequenze filmate o dove parlano i personaggi, comunque il tempo si ferma. Abbiamo ancora 1 minuto e 20, Attenzione, che mi corre dietro. No. Ok. Dovrei farcela in teoria. Se non si arrabbia troppo. No. Ok. 2. Ancora uno, ancora uno, ancora uno. Adesso. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì, 4 minuti basta, ne avanzano. Allora, eccola qua la superstella che si ottiene dalla cometa rossa. Sì, poi dovete anche prenderla, Il timer, se no, comunque continua ad andare avanti. E rieccoci qua. Ottimo lavoro, Mario. Allora, galassia completata. Adesso però dobbiamo completarne anche un'altra di galassia. Ovvero, allora, la galassia uovo è completata. Galassia pannello, ok. Ci mancano le 2 comete nella galassia dolce ape. Vediamo un attimo se riusciamo a farle apparire. Ok, mi sa che forse dobbiamo attendere che appaiano o spawnino loro di loro spontanea volontà. Se mi sbaglio, ragazzi, correggetemi. Allora facciamo che trasferirci da un'altra parte. Cometa viola nella galassia Mega Roccia. Allora andiamo a recuperare tutte le monetine. Arriva la cometa viola. Monete viola sulla Mega Roccia. Guardate quante ce ne sono. Qui mi sa che sarà molto più difficile recuperarle. Vabbè, noi ci proviamo. Vediamo cosa riesco a combinare. Mi sa che non basta star fermi, Ok, prese. Attenzione alle palle di cannone. Dobbiamo spostarci. Eccole qua. No, non lasciamone nessuno indietro. Se no mi tocca rifare tutto il livello e non c'ho voglia. Pazienza per quello. Sì, la visuale non è che aiuta molto, però. Ai. Bravo Mario. No, sto morendo. Ah, ecco, ve l'ho detto. Dovevo fare il doppio salto lì, probabilmente.
però ero già indietro. Ok ragazzi, finalmente ce l'ho fatta. L'ultimo pezzo è veramente micidiale, perché se per caso vi sbagliate e mancate una moneta, dovete rifare tutto il livello da capo. Comunque alla fine ce l'ho fatta. Ho impiegato vari tentativi, vi ho mostrato naturalmente soltanto quello dove riesco a recuperare tutte le monete viole in un colpo solo. Allora, adesso abbiamo 65 super stelle. Direi ragazzi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Super Mario Galaxy qua. Io spero come sempre che vi sia piaciuto, spero che vi possa tornare utile per recuperare queste super stelle extra. Poi naturalmente mi occuperò anche di tutte le altre. Nel frattempo, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Super Mario Galaxy. Alla prossima ragazzi!